Salve gente, sono Jack di Catena Pisa. Benvenuti in questo video in cui vi mostro un altro giochino molto carino. Un'altra sorpresina. Abbiamo iniziato con 60 Seconds. Poi siamo passati a This War of Mine, un super capolavoro a mio parere. E oggi vi mostro un piccolo free to play, Orcs Must Die Unchained. Perché vi mostro questo gioco? Ve lo mostro principalmente perché trovo le sue meccaniche veramente carine. Si trova di un mix tra un MOBA, un action e un tower defense. Praticamente, guardate la mappa, quelle icone a forma di torre, ad esempio ce n'è una qua sopra, il puntino verde sono io, sono delle zone da cui entreranno dei nemici. Questi nemici faranno un percorso, per adesso entreranno qua, da questa parte, vedete? E queste linee all'inizio ci mostrano il percorso che faranno questi nemici. Noi perciò dobbiamo sia piazzare delle trappole ed eventualmente anche creare dei percorsi, un'altra sorpresina, in modo tale da indirizzare in maniera più precisa i nostri nemici verso delle parti che fanno comodo a noi. Un'altra sorpresina. È come accendere un fuoco da campo. Sia attaccarli con le abilità dei nostri personaggi. Un po' di spezie, ci sono un pizzico di lava. Ci sono diversi personaggi, diverse abilità, e il tutto secondo me rende questo gioco veramente veramente carino. Però potrebbe esserci un problema. Qual è questo problema? Che la essendo perfezione. Un free to play e allo stesso tempo una sorta di MOBA, potrebbe risultare in realtà un po' spendaccione. Però ci sono dei modi, diciamo, un po' per evitare certi problemi, per riuscire ad avanzare nel gioco senza dover spendere troppi soldi. Ora vi ho fatto una cazzata. Ok, merda. Allora, devo riuscire a bloccare questi nemici. Dai. Ok, spero che ce l'ho fatta. Vedete, possiamo piazzare anche dei guardiani in certi punti. Adesso tutti i miei piani sono stati rovinati, dannazione. Devo piazzare questo guardiano prima. Questa è una mappa molto complicata. Dei nemici stanno passando, come vedete, la breccia che sarebbe questa cosa ha 25 punti di salute più o meno. In questo gioco dovrete essere sia abili a piazzare le trappole. Adesso voi penserete che sono un idiota, in realtà ho solo sbagliato a non mettere il guardiano, che mi avrebbe aiutato ad eliminare i nemici che non riuscivo ad eliminare io. Ho fatto questa piccola stronzata. Inoltre ho pure perso tempo con il menu perché stavo abbassando l'audio, ma in realtà normalmente non sarebbe passato nessuno, li avrei eliminati tutti. Comunque, dicevo, ogni personaggio ha le proprie abilità e bisogna ovviamente utilizzarle nella maniera migliore. Non capisco perché quest'audio dannato è assordante. Cioè, non si abbassa. Avevo anche abbassato il volume complessivo ancora prima, cioè da fuori dall'applicazione. Vabbè, ora vi faccio vedere. Qua stanno arrivando i nemici. È abbastanza semplice. Io ad esempio ho chiuso questo passaggio, vedete qua, in modo tale che tutti siano costretti a venire da questa parte. Ah vero, devo chiudere anche qua infatti. Merda, altro errore. Ed è un po' che non giocavo in questa mappa. Questa abilità è molto forte. Inoltre si potenzia con una trappola speciale di questo personaggio che fa dei muri di fiamme, che lancia della naftalina. O nafta, come cazzo si chiama? Forse nafta. Lancia della nafta che aumenta il danno da fuoco che subiscono i nemici. Sfortunatamente sta andando tutto a merda perché sono stato distratto. Ok,
L'energia si ricarica col tempo, prendendo gli oggetti oppure stando vicino ai guardiani o alla breccia. Spero che finalmente adesso potrò giocare bene. Dannazione. Ecco perché mi ricordavo che normalmente non potevo piazzare tutte queste barricate all'inizio. Ok, adesso vi faccio vedere come si gioca. Bene. Vedete quelle combo? E l'indicatore in basso a destra? Ok, ora sono in modalità Unchained. Questo indicatore si riempie facendo delle combo. E le combo si fanno eliminando i nemici in seguito al passaggio su delle trappole. E questo personaggio è molto buono perché grazie a questo attacco molto forte, che si fa col tasto destro del mouse, riesce ad eliminare abbastanza facilmente i nemici, soprattutto se sono colpiti da queste fiamme, da questa nafta che gli viene lanciata addosso. Quindi io faccio semplicemente questa fiammata, li elimino, finisco il mana che è la barra blu, vedete sotto l'energia, però poi uso l'Unchained, premendo V e mi recupero tutta l'energia. Tra l'altro vedete questo è un segno, un oggetto che a volte viene lasciato. Ecco qua. Adesso ho di nuovo l'energia al massimo. Questo è questo personaggio, ma ovviamente ce ne sono tantissimi, tutti diversi. Poi se le cose si mettono male, ovviamente potete sempre usarlo per recuperare tutta l'energia e per tornare rapidamente all'attacco. Adesso praticamente state vedendo solo cose stupide, cioè io che sto fermo e uccido tutti, ma in realtà è molto divertente. Ci vuole tattica per mettere le trappole, diciamo, in punti giusti. E salendo di livello, vedete, durante la partita potete mettere dei potenziamenti. Adesso io ad esempio posso mettere il durata qua di questo spray aumentata, il durata, la durata. Mettiamo più attacco, premendo G. Ed ora sono a livello 4. Piazziamo altre trappole che mi aiuteranno a eliminare i nemici. Questo serve per rallentare. Vedete, continuando a realizzare combo, possiamo riempire l'Unchainometro, è un po' strano da pronunciare, in modo tale da poi assicurarci una ricarica all'energia e ai danni, cioè al mana, per continuare a fare attacchi potenti. Ecco qua. Ovviamente questo è un tipo di personaggio, ma ce ne sono tantissimi che hanno meccaniche diverse, ovviamente. Alcuni si concentrano magari maggiormente sulle trappole. C'è un personaggio che è un nano, che praticamente riesce a guadagnare più soldi degli avversari, cioè degli altri personaggi. Ha questa abilità particolare, ad esempio uccidendo i nemici su delle piattaforme speciali. Vedete, questa è la trappola speciale di questo personaggio. Altri ne hanno altre. Alcuni hanno degli attacchi potenti, tipo delle palle che vengono lanciate per tutta l'arena, vanno molto lontano e fanno molto danno. Altri invece hanno appunto piattaforme particolari con effetti particolari. Insomma, ci sono tante tante cose. Non potrei Allora, chiamarlo petrolio, mettiamo un'altra oppure qua. benzina, magari olio combustibile. No, doveva chiamarsi nafta. Come vedete, i personaggi hanno anche un particolare carisma, tipico ormai di questi giochi. La perfezione. La perfezione. Quindi anche questo gioco, diciamo che Questo li fermerà. è realizzato abbastanza bene da La questo punto di vista, è carino. perfezione. Non temete, questo li fermerà. C'è anche la modalità, ovviamente, questa è in singolo, ma c'è la modalità online, è abbastanza divertente. C'è la modalità PvP, in cui voi potete evocare questi minion e dovete andare a colpire la base avversaria. Perciò Hanno chiamato lo questo Orcs Must Die Unchained è veramente, veramente pieno, veramente anche carino.
Ma se vi piace questa modalità PvE, ovviamente questo è solo un livello, ogni livello va giocato in maniera diversa, ma se questo lo trovate abbastanza carino, vi sembra interessante, ci sono in offerta su Steam, e questo è il motivo per cui vi sto mostrando questo gioco, ci sono in offerta Orcs Must Die 1 e 2, che si possono acquistare entrambi, compresi tutti i DLC, a meno di 9 euro praticamente. Avete entrambi i giochi, che non sono come questi, attenzione, sono full PvE, ma nel 2 c'è anche la coop e c'è anche una modalità storia, quindi abbiamo questi personaggi molto carismatici. Non c'è tutta questa ampiezza di personaggi, perché nei primi due Orcs Must Die si controllava solo un personaggio, un paio al massimo mi pare, però hanno questo tipo di gameplay, quindi voi potete combattere e potete allo stesso tempo piazzare delle trappole, come avete visto, e cercare di fermare questi scheri. Perciò, se vi piacciono i tower defense e volete una meccanica un po' particolare e innovativa, questo Orcs Must Die potrebbe fare per voi. Io l'ho acquistato, vi porterò dei gameplay. E quindi niente, vi ho mostrato questo Orcs Must Die Enchained. Vi ricordo che però è un free to play.